Chiacchieradio Podcast. Mai sentito parlare di gematria o gematria? Sì. Che cosa secondo te c'entra con la creazione appunto dei nomi, Kalel, tutti quelli che dicevi prima, se c'è un Sì. C'è pre o un post? un post, nel senso che la gematria è in realtà una forma, una chiave di lettura che è nata successivamente alla scrittura, cioè non era nella testa di chi ha scritto, ma è nella testa di chi poi ha elaborato tutta una serie di chiavi di lettura. E anche lì, io ho fatto dei giochini gematrici, per esempio, sui miei libri, e me li porto sempre dietro nelle conferenze, però poi non ho mai tempo di parlarne, ma vengono fuori delle cose che sono veramente incredibili, eppure io sono assolutamente certo che nei miei libri la gematria non c'è perché non ce l'ho messa, ovviamente, no? Io scrivo per scrivere, se, ma per esempio vi faccio un esempio poi però di che cosa, cioè fino a che punto si può arrivare. Gematria significa, beh, innanzitutto che siccome le lettere ebraiche hanno anche valore numerico, no? Allora si dà ogni parola facendo la somma dei valori numerici, no, ha un suo valore numerico che può corrispondere al valore numerico di un'altra parola, eccetera. Intanto bisogna dire una cosa, che questa viene presentata quasi come se fosse un unicum della lingua ebraica. Non è vero. Nel sistema di conteggio ionico, nella lingua greca, tutte le lettere alfabetiche hanno un valore numerico e venivano usate come tale, esattamente come per l'ebraico. Quindi non è un elemento misterico della lingua ebraica, assolutamente no. Primo. Secondo, vi faccio un esempio. Shekinah è la parola che significa la presenza, cioè la presenza di Dio. Mizraim è la parola che significa Egitto, hanno lo stesso valore numerico. Allora, se dovessimo applicare pari pari, dovremmo dire, quindi dov'è Dio? In Egitto, ma siccome questo non è accettabile, ovviamente, come la interpretano? Dicono Shekinah e Mizraim hanno lo stesso valore numerico perché? Perché Dio ha fatto partire i suoi dalla terra di Canaan, li ha fatti andare in Egitto durante la carestia, poi dopo che sono stati in Egitto per alcuni secoli, dall'Egitto li ha riportati fuori. Capite che poi dopo ognuno può inventarsi tutte le spiegazioni che vuole? Quindi la gematria, così come la Kabbalah, e qui mi riferisco per esempio a quello che diceva un grandissimo studioso ebreo del 1600, Isaac Leon Modena, che è stato avviato lo studio, diciamo, della cultura ebraica all'età di 3 anni, e poi era all'Università di Padova. Lui diceva che questi sono bellissimi esercizi per la fantasia, per la memoria, per l'intelligenza, ma che però come sostanza non esistono. Stiamo parlando di aria fritta perché abbiamo per certo A Ma e B. ripeto, voglio dire, quell'esempio che vi ho fatto non è a caso. Se Shekinah e Mizraim hanno lo stesso valore numerico e le cose devono corrispondere, allora la presenza di Dio va vista in Egitto. Ma siccome questo non è accettabile, bisogna inventarsi la spiegazione del perché hanno lo stesso valore numerico. Allora la spiegazione è che li fa partire da una parte, li fa andare lì per poi farli tornare là. Ma, cioè, voglio dire, mi viene leggermente, con rispetto, ma mi viene leggermente da sorridere. Ma anche il numero, tanto blasonato, numero 666, numero della bestia, cosiddetto. E in realtà è stato anche Allora, quello comunque tradotto, diciamo, male, perché probabilmente non significava niente riguardo alla bestia, ma era un numero, diciamo, sacro per gli antichi. il 666 è la trascrizione numerica della identificazione in greco di Caesar Nero, cioè l'imperatore Nerone. E la cosa interessante, siccome l'Apocalisse è stata scritta in codice per le chiese nascenti di allora e il nemico, cioè la nuova Babilonia, la nuova bestia era Roma, e quindi è stata tutta scritta contro Roma, in realtà nella speranza appunto che poi intervenisse il Messia e mettesse fine a quei tempi di sottomissione a Roma, nel papiro di Ossirinco, che è un papiro che contiene l'Apocalisse, ma è antecedente a quello utilizzato per l'Apocalisse che abbiamo in casa, il 666 non era 666, ma ciò che appare era il 616, che è la trasposizione numerica del greco Caligola, che in effetti era imperatore prima di Nerone. Quindi, quando c'era Caligola, il numero era 616, quando c'era Nerone, il numero è diventato 666. Era quindi la comunicazione in codice per dire la bestia è quello lì.
Cioè sempre l'imperatore romano.